siamo qua per un'altra ricetta. Oggi faremo polpettone ripieno con speck e formaggio. Io in questo caso userò l'Edamer. Voi potete usare tutto il tipo di formaggio che preferite. Lo speck ho preso quello più leggero, quello più sgrassato. Il macinato ho preso quello di scottona. Questo va bene per 3-4 persone più o meno. 400 grammi di scottona, che io ci ho già messo l'uovo, un uovo, 80 g di speck, 80 g di formaggio, io in questo caso l'Edamer, mezzo cucchiaino di prezzemolo, aglio in polvere e maggiorana di ognuno, 3 cucchiai di pan grattato, 3 cucchiai di formaggio grattugiato, sale, quello che basta, poi avremo bisogno di un foglio di carta da forno dove lo andiamo a stendere con le nostre mani e l'olio con il nostro pennellino che intorno lo bagniamo per fare la chiusura migliore, per chiuderlo, e poi lo andiamo a cuocere nella nostra friggitrice. Ora procediamo alla preparazione del nostro polpettone. Io già ho inserito l'uovo, ok? Ora vado ad aggiungere il nostro sale. Ok, il nostro sale, andiamo a mettere le nostre spezie, ho detto mezzo cucchiaino, ma uso cucchiaio perché il cucchiaino me lo sono dimenticato, di aglio, di prezzemolo, questo devo stare attenta perché esce molto velocemente, ok, se voi avete quello fresco tagliate quello fresco, e ci metto anche la maggiorana, perché mi hanno detto che il polpettone con la maggiorana viene molto buono. Allora lo testiamo, io di solito non lo mettevo, è una cosa nuova anche per me. Poi andiamo a mescolare, mischiare tutto. Io metto solo un uovo per 400 g di macinato, non ne metto troppo. Non so voi di solito c'è cioè che ci mette il pane ammollato con l'acqua, con il latte, lo so, io no, io lo faccio semplicemente così. Macinato, l'uovo, il sale, le spezie. Allora prima vado a mescolare bene per l'uovo che vada un po' dappertutto con le spezie e il sale, poi quando abbiamo amalgamato bene bene tutto vado ad aggiungere il formaggio e il nostro pane grattugiato, trovando una consistenza giusta, non troppo dura ma neanche troppo molliccia. Nella stessa maniera faccio le polpette, tranne la maggiorana. La maggiorana nelle polpettine non ce lo metto, eh? Sarà da provare anche lì se vengono buone, non lo so. Di solito metto solo il prezzemolo. Comunque, quando abbiamo amalgamato bene tutto, un altro pochino ci siamo, ok? Andiamo ad aggiungere 3 cucchiai del nostro formaggio grattugiato. Io in questo caso ho il Famigo a disposizione, quindi facciamo 1, 2 e 3, è sufficiente questo, se no c'avevo l'altra confezione. Io lo tengo qua perché rimane molto più buono nella confezione d'acquisto, che me lo faccio tagliare dal mio salumiere e lo conservo in frigo lì dentro, non vado a cambiare confezione. Poi andiamo a mescolare il nostro formaggio nel nostro macinato, lo andiamo a amalgamare bene e lo andiamo a far andare dappertutto, ok? Quando abbiamo fatto questo andiamo ad aggiungere il nostro pane grattugiato, ok? Ok, aggiungiamo 3 cucchiai, io intanto vado con 2 perché non vorrei che diventa troppo duro, quindi vado con 2, poi vediamo se ci serve il terzo cucchiaio. Meglio metterne poco alla volta e aggiungerlo dopo che mettere tutto insieme, poi era troppo, poi rimaniamo fregati. Quando siamo a questa consistenza usiamo le nostre manine, ok? Bene, direi che forse 2 cucchiai sono sufficienti, perché non deve essere troppo duro, forse metà, mettiamo metà solo, poi voi non so la consistenza che piace a voi,
Io cerco di non farlo troppo duro. Lo stesso vale anche per le polpette, eh? Non mettendo il pane ammollato, devo fare in modo che il mio macinato rimanga un po' morbido, non diventa troppo duro. Ok, direi che ci siamo. Ora andiamo a prendere la nostra carta da forno, preparo e poi mi ricollego che vi faccio vedere. Ora che lo mettiamo sopra la carta da forno e cerchiamo di dargli una forma di rettangolo. Io lo faccio con le mani libere, eh? Ma io non so voi se usate un'altra carta da forno col mattarello. Come lo fate voi? Io semplicemente da casalinga, con le mani, come lo fa la mia nonna. La mia nonna, la mia mamma, la famiglia, va. Io piano piano, con la mano, vado a dargli la forma di un rettangolo. Cerchiamo di tenere uno spessore di 1 cm, eh? Non troppo sottile. Ci vuole uno spessore giusto. Io pianino pianino con le mie mani vado a dare la forma al nostro pulpettone, come dicono in Emilia. Polpettone, ok? Cercate di livellarlo bene, che sia tutto dello stesso spessore. Lo andiamo a livellare con le nostre manine. No, io non so voi, poi me lo dite, come lo fate voi. Io lo faccio così, molto semplice, molto contadino, molto alla buona. Ok? Quando siamo così, andiamo a mettere sopra, vedete? Deve risultare così. È abbastanza spesso, vedete? Quando abbiamo fatto questo, andiamo a aggiungere sopra, tranne nel bordo, il nostro ripieno. In questo caso io vado a mettere l'edamer. Tengo comunque il bordo, eh? Il bordo per la chiusura, per evitare che poi ci esca il formaggio, che poi a me mi esce poi sempre. Comunque cerchiamo di non metterlo proprio nel bordo. Mettiamo prima il nostro formaggio. Me l'ha tagliato troppo sottile il mio fruttivendolo, il mio salumiere. Ok, poi andiamo a mettere quest'altro, invece questo è un po' più spesso, eh? Ok, direi che siamo a posto, basta, non ne metto più. Questo lo sposto un po'. Ok, quando abbiamo messo questo andiamo a mettere lo speck. Questo è il mio speck sgrassato, confronto quello classico. Lo riempiamo di speck. Ok, poi con l'aiuto della carta noi lo andremo a chiudere. Però prima di chiuderlo io qua nel contorno ci spennello un po' di olio per facilitare la chiusura, eh. Ma ne mettiamo una anche così e un'altra così. Boh, dato che ci siamo, ne mettiamo una anche in centro. Ecco qua. Tra poco abbiamo fatto la croce, visto? Andiamo a dare una spennellata nel bordo intorno che ci aiuta per la chiusura. Una leggera spennellata che fa sì che il nostro polpettone in teoria dovrebbe chiudersi meglio in questa maniera, eh? Ok, fate così e poi andiamo a fare la nostra chiusura con l'aiuto della carta da forno. Ecco, sperando che le fette stanno ferme, se no quelle tre le tolgo. Ok, facciamo così. Mi sa che la devo tagliare con la fetta di speck, se no mi fuoriesce, eh? A metterli sopra è stato un errore. E vabbè, ora lo andiamo a tirare indietro. Adesso vediamo come far sì questo speck. O lo lascio lì. Andiamo a chiudere il nostro bel polpettone. Io non so voi come lo cuocete, io lo cuocio così, eh. Semmai taglio un pezzo di carta e ce lo lascio dentro.
giusto per evitare che tutto il formaggio potrebbe crearmi dei problemi nel nostro cestello, perché uso comunque l'InSky. Se vi esce lo speck lo rimetto dentro, vedete in questa maniera l'ho rimesso dentro. Cerchiamo di compattarlo bene a modo. Ora taglio questo pezzo qua e io lo lascio con la nostra carta. Così onde evitare, anche perché poi è più comodo da prendere, da togliere, da girare. Ok? Questo è il nostro polpettone. Cerchiamo di chiuderlo, se si vedono delle fessure, cercate di chiuderlo. Ci diamo una bella strinta con... potete dare anche una bella strinta con la carta da forno, così si compatta meglio, Vedete? Come viene bello compattato. Gli date una bella strinta con la carta da forno. Ora l'andiamo a tagliare con le mie forbici a uso alimentare, esclusivamente alimentare. Andiamo a dare una tagliata perché sennò tutta poi si avvolge intorno. Dobbiamo mettere solo il pezzettino, sennò dopo quando andiamo a cucinare questa carta svolazza, non dà fastidio, però ci viene a coprire la carne. Invece, se noi lasciamo solo il pezzo di sotto, è quello che a noi ci interessa. Va bene? In questa maniera. Ora vediamo se riusciamo a scaravoltarlo dall'altra parte, così l'apertura la metto sotto. Ok? In questa maniera. Così ho da evitare che adesso cuocendo la prima cottura potrebbe aprirsi. Io la metto sotto. In teoria dovrebbe rimanere più compatto. Ora tolgo questa carta, prendiamo il nostro cestello dell'InSky. Direi che con le misure l'ho fatto giusto giusto a pennello, Vediamo, dovremmo starci giusto giusto, Guardate un po', preciso preciso. Neanche farla apposta. Guardate, esatto, è la sua misura. Ora vado a fare 15 minuti a 190 per fare bene la cottura interna e poi andiamo a aumentare a 200. Comunque per i tempi, i gradi e tutto il resto vi aggiorno mano in mano. Dopo 15 minuti lo giriamo sempre sulla carta da forno e diamo altri 15 minuti a 190. E in totale ci sono voluti 25 minuti. 15 da una parte e 10 dall'altra. Questo è il nostro risultato, cotto perfettamente. Ora lo andrò a tagliare e lo andrò a servire. Vi lascio sotto tutta la ricetta, vi lascio i miei canali dove seguirmi. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche nella campanella di fianco iscriviti, così non perdete tutti i nuovi video che io inserirò, arriva la notifica da YouTube. Per qualsiasi domanda che avete da chiedere, fatemela, avete i miei canali, sapete dove scrivermi. Appena c'è un attimo di tempo, come dico sempre, rispondo a tutti, ok? Alla prossima ricetta, ciao!